Benvenuti nel mondo degli stregoni. Come prima cosa facciamo sempre la casa, ovvero questo mondo. Faccio vedere una panoramica un po' di quello che è. Ricordavo il verde e l'azzurro, non ricordavo il rosa e il viola, ma vabbè. Proseguiamo. Oh, abbiamo già un ladro. Maledetto. Dove vai? Vieni qua. Ma come ti permetti? Ma cosa vuoi fare? Non ci provare mai più, Ne troveremo abbastanza qui, se non ricordo male. Qui sopra? No, non c'è nulla, ok. Questi li abbattiamo giù con un'incornata. Pam. Ok. Salviamo il primo drago. Benvenuto nel mondo degli stregoni. Voglio che tu liberi i draghi, ci riporti il nostro tesoro e riprenda le uova di drago a quei molesti ladri blu. Ci penso io, faccio tutto quello che mi hai detto. Qua ne abbiamo addirittura 4. Vabbè, ci provo, ma 1, 2, 3, 4. Beccati. Ok, queste di qua. Perfetto. Andiamo avanti. Oh no, questi li odio. Allora, in pratica questi qua, ecco, fanno le loro magie del cavolo. Alcuni sono veloci, altri no. Infatti, se non ricordo male, qui avremo avremo una cosa speciale per Spiro, che adesso non vi dico. Questo è lento, veloce, no? Lento, lento. Questi non hanno poteri. Ora torno indietro, ci riproviamo, ma no, questo è troppo veloce per noi. Ok, qua ne abbiamo un altro. Perfetto. Qui c'è il primo livello, che però adesso non guardiamo. Guardo dietro se c'è qualche gemma. No, bene. Proseguiamo di qua. Lì c'è un posto che non riesco a vedere cosa c'è bene. Ci dovremmo arrivare in un altro modo. Oh mamma mia, questo mi faceva dannare, me lo ricordo, perché girava in due direzioni diverse. Eccolo, già, porca di una miseriaccia. Vieni qui. Oh, forse è meglio soffiargli a questo qua. Va bene. Cosa ci siamo lasciati indietro? Queste gemme. Ok, e questo tizio. Non cadere, Spiro, bravo. E qui? Qua c'è il maledetto. Ah, ah, ah. Cosa ridi? Adesso rido io. Cosa ridi? Rido io adesso. Ok. Eccola qui, infatti, la supercarica. Perché se noi andiamo di qua, infatti lui ce lo alza e non possiamo arrivare ad ucciderlo. Aspetta che non riesco a beccare questo. Ok. Con la supercarica saremo molto più veloci e potremo dargli una bella incornata. Qui dietro non c'è nulla, questo è il secondo mondo. E salviamo il drago. Quando vedi delle frecce come queste, puoi usarle per una supercarica. Supercarica? Mi piace l'idea. Dai, provaci. Adesso vede. Ta 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 ta. Pam! Ah, aiuto. Mi ricordo la strada qua. Allora, tu vai via. Recuperiamo queste. Ecco le gemme nascoste. Sempre ci sono. Salviamo il drago e qui abbiamo... Oh, un altro volo. Oh, mamma mia. Questo portone conduce a un luogo speciale dove puoi imparare a volare. Sono già capace. Quando ero un giovane draghetto e cercavo di guadagnarmi le ali. Imparare a volare, ricevuto. Non ci vuole niente, sono bravissima. Ne ho già fatti due, sono esperta. Allora, ok, qua abbiamo due direzioni, sopra e sotto. Ah, questo non si può aprire con la chiave. Dobbiamo perciò usare la supercarica. Ok. Allora, torniamo indietro. La sfrutteremo abbastanza,
la supercarica in questi livelli. Poi più avanti non mi ricordo. Però qui nel mondo degli stregoni la sfruttiamo abbastanza. Ok, ho eliminato anche il tizio. Questo non voglio sapere cosa mi fa. Uccidiamolo prima. Andiamo su. Ho un altro livello. Stregone. No. Ok. Lì già vedo che c'è qualcosa. Piano, spiro. La chiave di un forziere che per il momento non abbiamo trovato. Non vedo. Ok. Possiamo andare giù. Dov'è che iniziava la strada? Da qua. Controlliamo bene. Allora, qua c'è un tizio che buttiamo giù così. Quello fa le magie. Ok, ma noi ci saliamo lo stesso. Vedi di andartene. Questo dovrebbe essere il boss, se non ricordo male. Soffio feroce. Oh, questi. No, no. Aia, ecco cosa mi fanno. Ok. Cosa ci manca? Ah, il forziere. E allora potrebbe essere in quella zona dove non sono riuscita ad arrivare. Vediamo. Forse è con la supercarica, eh? Era qui, no? Sì, era lì dietro. Facciamo un tentativo, ma francamente non ricordo. Sì, ok. Ah! Ok, a pelo. Dacci un po' di gemmine, vediamo se abbiamo completato il livello. Come siamo messi? Oh, 300 su 300, 3 draghi su 3. Perfetto, siamo stati veramente bravi.